Eccoci tornati su Imperium in una nuova avventura, la rivolta dei Messeni, 464 avanti Cristo. Nel 464 avanti Cristo, gli Iloti della Messenia, sottomessi ai Spartani da secoli, presero le armi per tentare di riconquistare la libertà. Dopo qualche vittoria, gli Iloti furono costretti a ritirarsi nella rocca di Itome e cominciarono una lunga resistenza. Sparta chiese aiuto al loro alleato Atene, che mandò un contingente in suo aiuto, ma gli Spartani cambiarono idea e si rifiutarono umiliandoli l'aiuto degli Atenesi, sospettanti di aver aiutato i ribelli. Questo episodio aumentò la tensione tra le due polis. Allora, innanzitutto iniziamo a dire che per giocare a questa avventura ci serve la mod greca, e detto ciò possiamo già subito iniziare. Che cazzo sta succedendo? Mio re, ho saputo che molti Iloti della Messenia si stanno dirigendo qui. Cosa, non siamo in grado di difenderci qua ad Itome? Soldati, ritiriamoci a Sparta. Signore, ma come? Volete abbandonare così una città di Sparta? Come osi discutere i miei ordini? È vero che consegniamo la città al nemico, però solo temporalmente, perché ritorneremo con i rinforzi. Siamo a Itome. Allora, innanzitutto guardiamo gli obiettivi. Ah no, perché si stanno muovendo da soli. Sì, ma questi ci stanno attaccando al livello 90, Dio porco! Oh, my friend! Ah, ma noi stiamo scappando! Sì, vabbè, a livello 90 questi. Ma neanche Gesù Cristo riuscirebbe ad ucciderli. La città è stata presa dai Messeni. Siamo riusciti a salvarci appena in tempo. Ora dobbiamo preparare un contrattacco per riprenderci la rocca di Itome. Bene, armiamo i soldati senza perdere altro tempo. Non siamo in numero sufficiente. È meglio se vado a chiedere aiuto nella città di Argo. Ma sei sicuro di quello che dici, Pausania? Vuoi davvero chiedere aiuto ai nostri nemici? Sì, Latei. Da soli non possiamo farcela. E poi ho deciso che gli Atenesi non potranno mai combattere con noi. Secondo me ci hanno traditi, alleandosi con i Loti per obbligarci ad accettare le loro idee democratiche. Ma quelli di Argo non accetteranno mai di aiutarci. È qua che sbagli, Latei. Gli Loti della Messenia sono anche loro nemici. E se la città di Sparta dovesse per disgrazia cadere, anche Argo sarebbe in pericolo. Beh, in effetti in questo caso potrebbero accettare. Ok, allora, obiettivi. Pausania, capo di Spartani, non deve morire. Vai ad Argo e parla con il loro Lateo. Andiamo. Dov'è? Minchia, fino là devo andare. Ma porca madonna. Sì, siamo arrivati. Siamo arrivati ad Argo. Oh, ma guarda chi si vede. Cosa ci fai a Pausania? Sono venuto a chiederti aiuto, Taleo. E secondo te io te lo darò. Ah, sì. E perché dovrei dartelo? Noi siamo nemici da tempi immemorabili. Non dovresti nemmeno essere venuto qua. Ti viene aspettare le truppe ausiliarie che stanno giungendo in vostro aiuto ad Atene. Cimone, il vostro alleato atenese, vi offre un esercito in aiuto. Taleo, ti conviene aiutarci, perché se Sparta cade anche il tuo popolo e la città di Argo saranno in pericolo. Questo lo sai bene. Poi ti dico la verità, preferisco il tuo aiuto che quello di Atene. Puoi mandare un messaggero agli Atenesi, a Cimone, che non vogliono più il loro aiuto? Quegli schifosi democratici non ci sono utili. E del loro aiuto non so che farmene. È meglio che se ne stanno in Attica a pensare agli affari loro. Informa tutti quegli Atenesi che se vengono a farci visita li uccideremo tutti quei porci. Bene, Pausania, vedo che gli Atenesi non vi vanno a genio. A voi di Sparta. Comunque è vero, quegli Loti impensieriscono anche la nostra città, dopo tutto. Ci sto, però, per poterti aiutare tu devi riportarmi un mulo che mi è stato rubato dagli Loti durante un'imboscata. Allora, porta Teleo il mulo con l'oro, tenuto in ostaggio dagli Loti, e otterrai il suo aiuto. Sì, ma raga, mi curate, porca madonna, che sto morendo di fame. Per il bene del mio popolo. Vai, uccideteli! Al genocidio! Per
perfetto, abbiamo ottenuto un piccolo aiuto d'Argo. Ma sempre meglio che essere aiutati da quei democrazie. Torniamo a Sparta. Ulala, finalmente! Coraggio, per la gloria. Gli dei dell'Olimpo ci guidano. Soldati, seguitemi! Ci sono solo questi soldati di Argo. Preferisco accettare gli aiuti dalla città di Argo che da quei cani democratici degli Atenesi. Va bene, Siria, adesso ti lascio il comando della città a mio sovrano. Oh, finalmente, Dio cane! Zeus mi infonda la forza. Madonna, Gesù. Tutti i villaggi, tutto collegato, tutto collegato. Attacca gli Loti in Messenia e riconquista la Rocca di Tori, portandola sotto il dominio di Sparta. Sì. Porca madonna, hanno delle unità a livello 90 qua. Come cazzo faccio? Ma neanche Gesù Cristo era così forte. Allora, produciamo un po' di tecnologie e vediamo che cosa fare. Io direi che possiamo provare un primo attacco al villaggio e vediamo come cazzo va. Difendete! Ok, questo villaggio è stato preso. E niente, io direi che posso provare un piccolo assedio e vediamo cosa succede. Oh, pezzi di merda! Più veloce, posso sentire la battaglia. E mar... Sì, ma questi sono più veloci. Fermati, ti ho detto fermati. Allora, tu crei un ariete qua. E marcia. Poi voi due create un ariete qua. Non temo il pericolo. Poi gli altri create un ariete qua. Problema sono questi qua, Dio Cristo. Posso sentire la battaglia. Stare fino alla vittoria. Per la patria. No, 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 la vittoria. Coraggio. Ma perché siete troppo indietro voi, Dio Cristo? Dio Cristoforo. Guarda quanto, guarda come speedrunnano, Dio porco. È normale che non riusciremo mai a ucciderli così, Io ve lo dico, Oh, uccideteli, uccideteli tutti. C'è un piccolo problema, stiamo perdendo unità però. Però dai, qualcuno gliel'abbiamo fatta fuori a sti bastardi balordi.
Dai, uccidetemi lì! Questo guerriero con mazza indistruttibile. Dai, uccidetevi pure con gli arcierini. Questo guerriero con mazza ce li sta ammazzando tutti. Oh, è morto. Che livello sono? Altri guerrieri a livello 8. Ritornare alla patria. Ritornare alla patria, che quelli sono troppo forti per noi. Buono, buono, dai che ci seguono, che così ne ammazziamo altri alla forte. Minchia come ce ne sta. Oh, one shot, one kill. Oh, pezzi di merda. Minchia, no, Petrolomeo. Scusami, devo lasciare l'unità. Petrolomeo. Scusatemi ragazzi, questo è stato un sacrificio. Ok, proviamo un secondo attacco e vediamo come va. Uccideteli tutti, uccideteli tutti. Ma ne abbiamo ucciso qualcuno, ragazzi. Oh, mi state prendendo per il culo. Aprite la porta e poi le chiudiamo e facciamo i furbi. E facciamo i furbi. Vabbè, ma penso che comunque ne abbiamo ucciso un po'. Dai, sì, ne abbiamo ucciso un po'. E le 50 cacciatrici che mi preoccupano. Non so come cazzo farle fuori. E niente, io ho fatto vari attacchi, sono riuscito a ridurgli a 3 le unità con mazza, ma il problema rimangono sempre le cacciatrici. Quindi proviamo ancora qualche attacco e vediamo. Anche se io la vedo dura. Bene per il mio popolo. Thank you.
uccidetelo, dai, 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 dai. Yes, altro che livello 80. Ce l'abbiamo fatta, fratelli spartani. La rocca di Itome è finalmente di nuovo sotto il nostro controllo. Oh, grande e potente re Pausania. Gli dei sono stati clementi con la città di Sparta e finalmente la rivolta degli Loti è finita. Ma da un rituale appena compiuto ho appreso una notizia sconvolgente. La città di Atene è scesa in guerra contro Sparta. Cimone, capo militare degli Atenesi, è appena arrivato da est, tra la regione della Laconia e la regione dell'Arcadia, e si è diretto verso la città di Argo. Questa notizia è davvero infausta e foro. Quei maledetti di Argo ci hanno tradito, ma in fondo dovevano immaginarlo. Da tempo preferiscono la democrazia ateniese alla nostra coraggiosa idea di oligarchia. Non ti rimane che radunare un esercito dei più valorosi guerrieri spartani e sconfiggere Cimone e riconquistare Argo. Ma attento, l'esercito inviato ad Atene del militare Cimone è davvero possente. Certo, Eforo, daremo ai traditori di Argo, quei porci ateniesi, una lezione del nostro coraggio spartano. Oh, voi tutti guerrieri, un messaggio degli Efori mi ha recentemente portato una notizia orribile, che ora sono obbligato a comunicarvi, a voi tutti. Una delegazione di Atene si è messa in contatto con i nostri storici nemici di Argo a nord. Fra loro è nata un'alleanza ora che anche Argo ha abbracciato la democrazia. Presto o tardi verremo attaccati, ma questa volta non permetterò che né Itomone appena riconquistata né tantomeno la nostra Sparta cada di fronte alla democrazia di quei cani ateniesi. Conquisteremo Argo e puniremo quei bastardi di Ateniesi. Ce l'abbiamo fatta, fratelli. La rocca di Itomone è finalmente di nuovo sotto il nostro controllo. Sì, va bene. Soldati, seguitemi! Ma non avete un cazzo! Sì, va bene, ma questa conversazione l'ho già sentita. Si è bloccato la conversazione. Sì, me l'hai già detto 30.000 volte, basta. Ok, ci siamo. Ora dovrebbe funzionare in teoria. Questa conversazione l'ho già sentita. Sì, va bene, anche questa l'abbiamo sentita. Bene, arrivano altre unità a livello 80 a caso che sì, a livello 100. Sta minchia. E niente, faremo ancora un po' di guerre a questo punto. Ci prepariamo e vediamo. Che non ci avete neanche un cazzo di soldi qua. Sì, finalmente siete arrivati, nobile capo Cimone. Sì, è stato un viaggio faticoso, ma l'assemblea ateniese è grata per, che abbiamo in Argo un valido alleato contro quelle teste dure degli spartani. Non vedo l'ora di porgermi gli ossequi all'assemblea di Atene. Siamo onorati dalla vostra presenza, grande capo Cimone. Argo è pronto a seguire i volei democratici di Atene. Ci mettiamo al vostro completo servizio. Atene non è compiaciuta e i valori democratici ne gioveranno. Ora però occorre sconfiggere il re Pausiana e il suo esercito di guerrieri. Ho sentito che c'è stata una recente rivolta degli schiavi Loti che si sono ribellati da Sparta. Come procede la situazione? Ho recentemente saputo da spie che gli spartani sono riusciti a riconquistare la rocca di Itome e nobile Cimone. La ribellione è finita. Poteva essere un ottimo diversivo per schiacciare gli spartani, ma non importa, li schiacceremo comunque. Guerra a Sparta e allora un'ingiusta oligarchia. Minchia, ho il livello 80, così a caso, così a caso! Direi che ci prepariamo al primo attacco e vediamo come va. Indietreggia. Dai, salva di frecce. Ah.
Oh, tutti che... Oh, vieni indietro tu, coglione! Proveremo nel prossimo attacco, almeno l'abbiamo già indebolita. Ebbene sì, proviamo un secondo attacco e vediamo. Sì, però dovete entrare bene tutti. Zio porco, non che quello lì entra da solo. Dovete entrare bene, Dio porco. Non so che cazzo stanno facendo, stanno entrando e uscendo dal foro. Non mi stanno neanche attaccando. Li ho fatti rincoglionire. Dai che li ho fatti... Ma questi sono gialli. Quindi... Quindi questi forse erano fedeli a me. Boh, non lo so che cazzo è successo. Bravo, sei riuscito a placare la rivolta degli Loti della miseria, a conquistare Itome e a conquistare Argo. Quindi questi erano... Questi erano con me? Boh, non ho mai capito. Comunque l'abbiamo terminata. Finalmente abbiamo ucciso tutte le unità a livello 80 di merda. E niente, ci vediamo alla prossima avventura.